Ciao a tutti, amore miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, mi, piena d'amore. Questo è il canale della praticità, economicità e tradizionalità. Qui si fanno ricette che tutti poi possono rifare a casa. Facili, semplici, ma soprattutto buonissimissime. Oggi andiamo a fare l'astice alla griglia. Buono, buono, ma soprattutto facile. Ci vogliono tre prodotti per ottenere un piatto. Allora, i prodotti in realtà sono 5, ma va bene: un bel toccone di burrone, del peperoncino fresco, un bel ciuffone di prezzemolo, due bei spicchioni di aglio normali e l'astice che già ho bollito. Allora, come avete visto, vi ho già tolto la parte in cui bollisco l'astice perché non è che ci vuole la scienza. Fate bollire l'acqua, mettete l'astice dentro, 5-7 minuti, l'astice è pronto. Allora, su un tagliere prendete uno spicchio d'aglio, lo schiacciate e lo tritate per bene. Con il prezzemolo, con il peperoncino fate la stessa cosa e poi lo mettete insieme al prezzemolone, così è andato a tritare il tutto. Come a fare un bel trito sottile sottile che ci servirà poi da unire nel burro sciolto. Allora, il trito è fatto, eccolo qui, bello finemente fatto. Lo potete fare al coltello o col mortaio. Poi lo andate a mettere qui dentro dove c'è il burro che ho fatto ammorbidire. Aiutandovi con un cucchiaio andate a inserire, ad incorporare il burro ed il prezzemolo, così, fino a farlo diventare un corpo unico. È un corpo bello, unico e saporito. Quindi avremo ottenuto così del burro all'aglio, prezzemolo e peperoncino, adatto proprio per fare qualsiasi tipo di pesce. Lo potrete spalmare dove volete, su trote, capesante, in questo caso astice. Adesso come si prepara l'astice? Si tolgono le chele, così, ecco qui, le mettiamo da parte. Andiamo a fare un taglio qui, bello netto, senza indugi. Così a metà. Per quanto riguarda le chele, si va a rompere qui e poi si toglie la coccia, diciamo solo in parte. Se volete, potete toglierla tutta. Questa sta è una scelta vostra. Vi aiutate con il coltello. Ecco qui. Io tolgo soltanto una parte superiore, perché poi andrò a mettere il burro anche da questa parte qui, dove c'è appunto la carne. Allora, adesso la parte più facile: come si spalma il burro? Prendete col cucchiaio e andate a coprire per bene tutta la parte della carne, delle uova, della testa, della coda. Deve essere ben impanata, così, e aiutate con le mani, con un pennello, con un cucchiaio, come volete. Io mi trovo meglio con le mani, molto più comodo e pratico, e coprite tutte le parti dove c'è la carne, così. Adesso il processo della griglia durerà al massimo 2 minuti, perché comunque è già stata precotta. Mettiamo sulla griglia giusto il tempo di sciogliere il burro e non di bruciarlo, quindi 1 minuto da un lato, 1 minuto dall'altro, e il gioco è fatto. Griglia medio bassa, non deve essere bollente, eh. Quindi la prima botta la si dà dalla parte del burro, poi si gira sulla coccia. Se avvertite un forte odore di goduria, non vi preoccupate, quello è l'effetto Simone. Andiamo a girare dopo 1 minuto scarso. Eccolo qua. Come vedete il burro non è bruciato assolutamente. Il prezzemolo e il peperoncino stanno ancora qui integri. Giriamo questo così e diamo un altro minuto, 1 minuto e mezzo dalla parte della coccia, un po' di più perché c'è la coccia appunto, e poi andremo semplicemente a mangiare. Cuocioli a sto punto, il godimento è servito, eccolo qua, c'è poco da fare. Lo si mette al piatto e si aspettano i complimenti dei commensali, perché questo è un piatto semplice, veloce, ma godurioso.
Se volete arricchire il sapore, anche se già è ricco, vi consiglio un po' di lemon zest, un po' di scorza di limone grattugiata sopra, che darà la freschezza giusta a un piatto perfetto. Amori miei, eccola qua! L'astice alla griglia di Simone è pronta, buonissima da gustare e bella, bella succosa. Allora, come avete visto, 2 minuti, 2 minuti e mezzo sulla griglia. E il piatto è fatto. Di preparazione: burro, aglio, prezzemolo e peperoncino, praticamente 1 minuto, e questo è il risultato. Io vi do soltanto un buon appetito, l'appuntamento alla prossima ricetta. Condividete i miei video, andate sul mio blog, lasciate un commento positivo, negativo, qualche consiglio, non c'è problema, io sto qui per voi. Vi ringrazio come sempre, buona giornata a tutti, ma proprio tutti. Ciao!